Allora, eccoci qua. Oggi impariamo a moltiplicare le piante per divisione di cespo. Qui abbiamo una bordura di carex che si è moltiplicata nel tempo, che possiamo spiantare, dividere le varie piantine e ripiantare per proseguire la bordura nell'altro spazio dell'aiuola che ne è privo. Quindi adesso per prima cosa prendiamo la vangaforca, l'unico attrezzo che ci serve per sollevare il cespo senza danneggiarlo, senza rompere le radici. La terra è in tempera, cioè è perfettamente morbida e quindi non avremo problemi. È piovuto in settimana e quindi è abbastanza bagnata anche per ricevere le nuove piantine che trapianteremo sul bordo. Proseguo. Ecco qua. Sto a distanza, come potete vedere sollevo bene, ecco qui è già fatto praticamente, ecco il cespo e vedete che è formato da tantissime piantine una vicino all'altra, quindi non facciamo altro che sgretolare bene la zolla e dividerle, e qua ne abbiamo già, non è necessario farle singolarmente. Basta anche dividerle per ciuffetti, avremo anche un quasi pronto effetto nel trapianto. Ecco qua, vede che non ci vuole niente, basta anche soltanto strapparle leggermente facendo attenzione, ma senza grosse difficoltà. Guardate quante piantine le abbiamo già diviso. Ecco, queste sono pronte per il trapianto. Adesso proseguiamo, tiriamo via tutto questo pezzo, ripiantiamo una parte delle piantine per rifare il bordo e le altre le pianteremo nello spazio più avanti per continuare la bordura. Pianta da ombra, ideale per questa posizione completamente ombreggiata dai fichi che abbiamo qui dietro. Ecco, allora abbiamo preparato le piantine separate da trapiantare. Adesso abbiamo ripulito il bordo dell'aiuola dalle erbacce, dalle infestanti. Non chiamiamole erbacce, ma sono erbe belle anche loro, ma in questo momento non compatibili con il nostro obiettivo. E quindi la prima cosa che dobbiamo fare è lavorare il terreno. Io qua non aggiungo sostanza organica, faccio soltanto una leggera vangatura con la vangaforca, perché il terreno è già soffice, morbido, ricco e bello scuro. Se avete invece un terreno povero, prima della vangatura aggiungete un po' di sostanza organica con letame maturo, pellettato oppure compost ben maturo, mescolate bene la terra e poi procedete al trapianto. Vedete che il terreno è bello morbido, ricco anche di lombrichi, quindi abbiamo disturbato. Non occorre andare tanto in profondità perché le radici del carex, soprattutto delle piantine che abbiamo appena separato, non sono molto profonde. Adesso non ci resta che prendere le piantine, fare un buchetto e infilarle. Se vogliamo un pronto effetto ne mettiamo una vicino all'altra, altrimenti lasciamo anche 10-15 cm di distanza tra un ciuffo e l'altro. Abbiamo separate parecchie e quindi noi terremo un impianto un pochino più fitto. Vedete che evito di sotterrare il colletto della pianta, ma cerco di mettere la terra a livello delle radici, che vedete che sono già belle che pronte, quindi faccio il buco con il dito, pareggio la terra e poi la rialzo un pochettino schiacciando ancora un pochino attorno il terriccio. Vado avanti così fino a che non ho finito tutto. Eccolo qua il signor lombricone, guardate che bello cicciottello, questo lavora per voi, eh?
perché fa galleria all'interno del terreno, si nutre di sostanza organica liberando humus e quindi arieggia anche la terra. Perciò lo conserviamo, non gli facciamo niente, lo spostiamo anzi da qui, che così non lo disturbiamo più, lo rimettiamo nel terreno. Pronto. Questo è l'ultimo lavoro da fare, una volta trapiantate, è quello di pareggiare la terra intorno, togliere eventuali altre infestanti o radici di infestanti, ecco, e poi il lavoro è finito. Poi nel ripulire il terreno siamo riusciti anche a trovare dei ciuffi di Ajuga reptans. Questa è una tappezzante molto simpatica perché è molto resistente, cammina da sola e tappezza senza troppi problemi, quindi la teniamo e la sposteremo e la metteremo in altre posizioni. Tra l'altro questa è vero che viene consigliata per le zone ombreggiate, ma sta benissimo anche un pieno sole, quindi rustica, non c'è bisogno di tagliare l'erba dove si sviluppa, rimane verde e a primavera fa un bellissimo fiorellino azzurro. Quindi li teniamo queste piantine che abbiamo tolto dal bordo e poi le trapianteremo in un'altra zona.